con mister Di Remigio. È arrivata una sconfitta nel punteggio pesante, ma per certi momenti siete riusciti a tenere testa a questo minturno, soprattutto al secondo set. Sì, è vero, nei primi due set le ragazze non mi sono dispiaciute affatto. Nonostante il primo siamo partiti sotto, ma poi abbiamo recuperato e abbiamo fatto un buon primo set. Il secondo ancora meglio, perché siamo stati avanti fino a metà del set e giocando bene, purtroppo qualche battuta di troppo abbiamo sbagliato, però devo dire che i primi due set le mie ragazze hanno giocato bene. Nel terzo abbiamo pagato un po' il fatto di aver rincorso loro per i primi due set, e quindi è andato via un po' troppo facile. Però devo dire che è vero, il punteggio ci penalizza molto, però il gioco è in crescita e noi siamo una squadra che cerca di salvarsi, quindi magari non era questa la partita in cui fare punti, e quindi sono abbastanza positivo. Però comunque tener testa, come già detto, a una squadra come il Minturno che occupa le zone alte della classifica non è da tutti. Sì, è un segnale positivo per noi. Dobbiamo vincere gli scontri diretti, dobbiamo vincere le partite contro le squadre di metà classifica, come abbiamo fatto sabato scorso col Terracina. Quindi stasera ho visto dei buoni momenti di gioco. I complimenti vanno al Minturno, che gioca davvero bene, insomma. E quindi ecco, usciamo sconfitti ma con dei segnali buoni. Ultima domanda, la prossima partita vi vedrà ospitare un'altra grande di questa classifica, che è il Ciampino, che ha vinto qui. Il Ciampino è un'ottima squadra, io conosco bene diverse giocatrici, oltre che l'allenatore. È una squadra che poi da diversi anni sta cercando il salto di categoria, e anche quest'anno mi sembra, insomma, che ha le carte in regola per giocarsela. Quindi un altro scontro molto duro per noi, però ci proviamo. Bene, allora in bocca al lupo per questo proseguo di campionato e buona fortuna per la salvezza. Crepi, grazie.